Devo dire che questo pubblico di Pontida, questa gente, lì non si può passare lì in mezzo, che le persone vogliono fare selfie e autografi, non perché secondo me sono ministro, ma perché mi prendono come una persona che vuole con loro cambiare delle cose a prescindere se nord o sud. Se ci fosse il razzismo, probabilmente questi ministri che siamo del sud non avrebbero questa accoglienza. Quindi questo credo che sia bello e giusto da dire. Vorrei che ci fosse passione per le cose pubbliche. Vorrei che la gente si appassionasse alle cose che fa. Ed è difficile. Allora io manderò anche delle squadrette fatte da specialisti che prendono dei modelli organizzativi, quelli che funzionano, perché in alcune realtà ci sono dei modelli organizzativi che funzionano benissimo nella pubblica amministrazione, e li portano in prestito alle realtà dove non funziona nulla. Perché a volte magari le cose non funzionano proprio per scarsa organizzazione. Allora vorrei i germi della buona amministrazione farli arrivare lì. Quindi io vorrei curare la disomogeneità. A volte a parità di condizioni c'è chi ti offre 1000 e chi ti offre 0. Allora quelli che offrono 1000 dovrebbero essere quelli che portano i germi della buona amministrazione. Però poi, siccome servono cose concrete, premi e prevenzione. Io voglio passare dalle leggi all'applicazione concreta delle leggi. Cioè, è chiaro che chiunque ha l'ambizione o la tentazione di fare la grande riforma, buongiorno, non ci sarà. Sapete qual è la riforma che ci sarà tra 5 anni e che rivoluzionerà tutti? La riforma tecnologica, cioè quella della digitalizzazione. Ma hanno sbagliato perché hanno sempre promesso che sarebbe stata dopo un giorno, dopo un mese. Ma questa parola digitalizzazione, ad esempio, non è capita da nessuno. Ed è normale che sia così. E sento spesso dire: servono più laureati in ingegneria informatica. No, io sono un avvocato, voglio capirle anche se sono un avvocato. Dicono servono più giovani. Sì, ma io non è che ci sto a eliminare i vecchi perché non sono tecnologicamente evoluti. La scommessa è: se io non ho attitudini a questi nuovi strumenti, non mettermi da parte, assolutamente no. La digitalizzazione, cioè questi strumenti nuovi tecnologici, devono essere inclusivi, e quindi io non ci sto assolutamente al fatto di dire la riforma si farà e resterà indietro chi non sa usare le nuove tecnologie. Io su questo mi impegnerò giorno e notte perché ci sia una sorta di staffetta delle competenze, cioè quelli che sono giovani, che hanno più attitudini, insegnano ai più anziani. L'anziano ha l'esperienza dalla sua. Allora io devo fare questo scambio. Allora la riforma della digitalizzazione è più veloce della riforma Buongiorno, e sarà una riforma che non vedrete, già ve lo dico, dopo domani, ma ci sarà.